Il relitto di un B-17, cosiddetto fortezza volante della Seconda Guerra Mondiale, è stato rinvenuto nei fondali di Palermo a 75 metri di profondità. L'aereo venne abbattuto dalla contraerea durante il bombardamento effettuato sul capoluogo siciliano il 18 aprile del 1943. Il B-17 era dotato di un equipaggio di 9 uomini, considerati tutti dispersi. Il ritrovamento è stato effettuato dal team di ombre dal fondo, da anni impegnato nella ricerca di relitti, in collaborazione con la soprintendenza del mare, seguendo i racconti di alcuni storici e le informazioni ricevute dai vigili del fuoco. Allora, il B-17 era uno dei due bombardieri strategici, cioè i bombardieri principali delle forze americane. Il B-17 tra l'altro era forse il miglior bombardiere che avevano gli americani, tant'è vero che loro li hanno dati anche gli inglesi, proprio per questa sua versatilità. Il nome Fortezza Volante gli deriva dal fatto che era un aereo che era pesantemente corazzato e ben difeso, parliamo di 13 postazioni di mitragliatrici. Loro partivano dall'Algeria, attraversavano il canale fra Sardegna e Sicilia e poi dopodiché con una virata di 180 gradi giravano per potersi poi mettere con la sinistra davanti alla costa della Sicilia. Nel caso di Palermo il punto di entrata era sempre dall'altezza di Capo Mongerbino, perché in questa maniera, entrando in questa maniera e puntando poi verso Monte Pellegrino, avevano l'opportunità di colpire il porto per tutta la lunghezza con maggiore facilità. Loro solo una volta fanno un attacco diverso che trasse in inganno addirittura tutta l'organizzazione antiaerea tedesca, che loro pensavano che erano aerei tedeschi, proprio perché entravano dal lato di Monte Pellegrino e non gli spararono. Il rinvenimento del relitto del B-17 avviene in realtà in maniera fortuita durante le operazioni di ricerca di 3 persone disperse in mare. Durante queste ricerche, che sono durate parecchi giorni, il nostro side scan sonar ci ha restituito l'immagine di un grosso velivolo che poi abbiamo capito si trattasse del B-17. Il velivolo si trovava alla profondità di 70 metri circa, a 4 miglia nautiche dal porto di Palermo, diciamo in direzione nord praticamente. Tramite la segnalazione dei vigili del fuoco che ci hanno evidenziato la presenza di un aereo al largo di Palermo, siamo a circa 4 miglia fuori il Golfo di Palermo. Il nostro compito è stato quello di, come team del Rebri della Sicilia, quello di andare lì e ricercarlo. Ovviamente non è stato molto semplice perché, dato che è all'interno del Golfo, ovviamente la visibilità è molto scarsa. Quindi dopo diverse immersioni che abbiamo fatto siamo riusciti a trovare. Sono venuti dei fotografi da fuori per ricostruire in 3D l'aereo. All'interno fortunatamente siamo entrati e non abbiamo trovato dei resti di persone. Abbiamo trovato una radio, abbiamo trovato la cloche nella sala del pilota, i sedili, le cuffie e poi ovviamente tutte le mitragliatrici che erano a bordo del B-17. L'immersione lì è molto difficile, non tanto per la profondità, perché ormai gli altofondalisti arrivano dovunque e c'è un turismo mondiale di altofondalisti, ma perché siamo quasi in zona portuale e poi i fondali sono molto torbidi, quindi escluderei in questa fase una immersione turistico-ricreativa. Però ecco, lo dobbiamo assolutamente valorizzare documentandone la presenza, la memoria, le caratteristiche in una zona museale. E quale migliore zona se non quella dell'Arsenale della Marina Regia? Io mi auguro che entro 2 anni noi potremmo avere questo Museo del Mare, perché siamo già alla fase di presentazione del progetto. Il progetto è stato presentato, il finanziamento è stato garantito dall'assessorato ai beni culturali, sono finanziamenti europei, e quindi io penso al più presto di avere il disco verde per poter già fare le gare per l'assegnazione alle ditte per la realizzazione del museo. Quindi tempi tecnici e tempi di realizzazione, mi auguro 2 anni.